Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre, invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare. Continuano i video in merito alla comunicazione. Mi piace parlare di comunicazione e in questo video parlerò di qualche cosa di sbagliato che ha detto Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi, uno dei figli di Silvio Berlusconi, e tra l'altro insieme a Marina, la sorella, hanno la maggioranza di Mediaset, ma perché un impasse dal punto di vista della comunicazione? Bisogna anche in questo caso contestualizzare la situazione e il personaggio. La situazione è la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024 e c'è una situazione di confronto con i giornalisti, quindi i giornalisti che fanno delle domande e Pier Silvio Berlusconi, in qualità di presidente di Mediaset, risponde ai giornalisti. Ora, Pier Silvio Berlusconi non è solamente il figlio di Silvio Berlusconi, è il figlio di Silvio Berlusconi che non solo è stato imprenditore, ma è stato anche un politico, è stato il presidente del Consiglio più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Quindi sai benissimo, Pier Silvio, come funziona la politica. Hai avuto un padre presidente del Consiglio. Sentir dire questo. Per la prima volta in Italia c'è un governo, per la prima volta dopo tanti anni, che è stato votato, dagli elettori. Da te diciamo che lascia un pochettino a desiderare, perché dobbiamo ricordare che se questa è una semplificazione che si può fare quando sei all'opposizione per poter dire che chi governa non governa bene, che non è gradito dagli elettori, dal popolo o altro, bisogna ricordare che il governo non viene eletto dal popolo. Il governo viene nominato dal Presidente della Repubblica. Cosa fa il popolo? Cosa fanno i cittadini? I cittadini eleggono il Parlamento. Il Parlamento è l'insieme di Camera e Senato. A seguito delle elezioni, il Presidente della Repubblica convoca i vari leader di partito, consultazioni per farsi un'idea di quella che è la situazione e in base alla maggioranza dei voti in base a alleanze e schieramenti, decide di conferire il ruolo, la carica di presidente del consiglio incaricato a un soggetto che appartiene alla maggioranza. Coloro che hanno ottenuto, il gruppo che ha ottenuto la maggioranza, individua generalmente il leader di partito che ha ottenuto più voti. Dopodiché, il presidente del consiglio incaricato presenta una lista di ministri al Presidente della Repubblica, che può accettarli in toto oppure dire no, guarda, questo non mi piace, sostituiscilo con un altro, oppure metti questo da questa parte, questo da quest'altra parte, che forse è meglio, e nomina il governo. Quindi il governo non si vota, il governo si nomina. Chiaro? Questo io me l'aspettavo da un politico dell'opposizione di centrodestra, perché il centrosinistra non ha mai detto cose, questo non è un governo eletto dal popolo. E in più, caro Pier Silvio, mi rivolgo a te, tu non hai bisogno di fare questi proclami, diciamo, molto vicini a un modo politico di comunicare, perché hai anche affermato. Io non ho intenzione di scendere in politica. Quindi, perché?